oltre a darvi il benvenuto e ringraziarvi di essere qui in un sabato prenatalizio, grazie. Però ho il piacere di introdurre un collega, Mario Calderini. In questo momento mi fa molto piacere dire che Mario Calderini sta in realtà svolgendo un compito nuovo, ne ha fatti già parecchi nella sua carriera, il compito di consigliere del ministro Francesco Profumo, il quale non soltanto è il ministro ricerca e istruzione, come tutti sanno, università, ma ha avuto anche la delega all'innovazione, per cui in realtà il titolo completo forse dovrebbe essere ricerca, istruzione, università e innovazione. E con questo do la parola al collega Mario Calderini. Grazie, grazie Juan Carlos, grazie a tutti. Io diciamo sono preparato per fare esattamente quello che è previsto, cioè un'introduzione a chi deve veramente fare un intervento dopo di me, che è Carlo Mochi Sismondi, che si è manifestato esattamente in questo momento, e quindi mi fa piacere perché posso diciamo non snaturare la sostanza del mio intervento, però volevo introdurlo dicendo una serie di cose che hanno a che fare con quello che diceva adesso Juan Carlos e un po' sul lavoro che ho fatto in queste settimane. Mi fa moltissimo piacere essere qua oggi, innanzitutto perché sono con degli amici con cui ho fatto un lungo pezzo di percorso, ma anche perché diciamo, dopo 3 settimane dentro il Ministero dell'Istruzione è un'occasione per respirare questa mattina. Come diceva Juan Carlos, e credo sia una buona introduzione del tema, sono successe alcune cose in queste 3 settimane di governo. Il tema digitale in senso lato evidentemente è ancora un tema che sta prendendo forma nell'agenda di governo, perché sono passate solo 3 settimane, ancora perché siano state estremamente intense, e sta prendendo forma anche un po' con l'onda lunga di cose che stavano maturando in questi anni. Una delle questioni credo che sia non solo nella forma ma anche un po' nella sostanza esattamente questa questione del passaggio di deleghe, perché come sapete quella delega che era in portafoglio all'ex ministro Brunetta, che era funzione pubblica e innovazione insieme, si è spacchettata, si è divisa tra funzione pubblica e ho fatto bene a mettermi qua dopo così da si è spacchettata tra funzione pubblica, che è rimasta diciamo alla presidenza del consiglio, e innovazione, che invece è andata sotto il Ministero dell'Istruzione, Ricerca e dell'Università, con alcune io credo ricadute che vedremo nel tempo. Una delle più plausibili e anche importanti a mio parere è che forse finalmente un po' si chiarirà questa ambiguità nella quale ci siamo crogiolati in questi anni, cioè cos'è la delega all'innovazione. In realtà nessuno ha una pura delega all'innovazione, c'è questa cosa dell'innovazione per la pubblica amministrazione. È vero che ormai c'è una convergenza abbastanza chiara tra innovazione nella pubblica amministrazione e politiche dell'innovazione in senso lato, ma certamente questo dovrà un po' chiarirsi. E io credo che diciamo non sia del tutto neutra questo cambio di deleghe, perché appunto da un lato c'è la questione della separazione del tema, se volete, funzione pubblica, pubblica amministrazione, e il tema innovazione, che probabilmente darà una coloritura un po' diversa all'interpretazione di questa delega, forse svestendola un po' di aspetti eccessivamente giuridico-amministrativi e formali che per lungo tempo ha avuto, speriamo passare ad aspetti un po' più sostanziali, certamente perdendo quella forza di integrazione anche simbolica che ha diciamo l'appartenenza alla presidenza del consiglio, ma credo che su questo qualcosa si potrà fare. Naturalmente al di là di questa questione pur importante, credo che voi abbiate visto in questi giorni nascere un embrione di idea di crescita e di sviluppo che non si è concretizzata nella manovra appena approvata, ma diciamo che io ritengo concretizzerà abbastanza breve.
questa ha una ricaduta che in un certo senso a prima vista dovrebbe rallegrare questa sala, cioè che alla fine sembra nelle ultime ore è comparsa l'agenda digitale, la cosiddetta agenda digitale italiana. È comparsa in un documento nel documento di sviluppo che credo, ne sono quasi certo ma non certissimo, sia pubblicamente disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico oggi, e fa parte del piano d'azione per lo sviluppo, che ha una serie di declinazioni che possiamo leggere in varia maniera, ma diciamo oggi l'agenda digitale italiana ha preso una sua primissima connotazione, che è un pacchetto, per fare una sintesi molto rapida, è un pacchetto di tre cose: banda larga, banda ultra larga e cosiddetti data center, che vuol dire appunto lo sblocco di tutta quella enorme quantità di finanziamenti che andavano appunto all'infrastrutturazione della banda larga, a quella della banda cosiddetta ultra larga, e poi alla costituzione di data center prevalentemente nelle regioni del Mezzogiorno, molto grandi, molto capaci, in numero non piccolo, diciamo tra 5 e 8, e tutto ciò è raccontato in un documento di un centinaio di pagine in maniera abbastanza articolata. Adesso questo sta crescendo e quindi è prematuro dare dei giudizi. Certamente, come dire, anche nell'elencazione dei titoli è abbastanza evidente che ci sia un orientamento abbastanza forte all'elemento infrastrutturale, perché oggi stiamo parlando appunto di infrastrutturazione all'accesso, di data center. Invece tutto il portafoglio di politiche che sono rivolte all'apertura della rete, come dire, alla creazione di beni immateriali quali la cultura digitale, la cultura dell'accesso, la diffusione dell'accesso, mi sembrano ancora abbastanza poco presenti nella visione, nell'agenda di sviluppo. Questo perché evidentemente, come dire, le politiche hanno dei cicli, e ancora queste politiche, diciamo, la natura immateriale, la natura digitale delle politiche di sviluppo è ancora, diciamo, molto in ritardo rispetto alla frontiera che ad esempio in questa sede si discute. Mi sembra di poter dire che ancora, ad esempio, la grande questione degli open data, pur evocata moltissime volte nella perimetrazione delle politiche di sviluppo, ancora concretamente non prende forma, nonostante la questione degli open data sia una questione centrale proprio nelle politiche di sviluppo, perché io vi evoco solo alcune questioni. Una questione è che le politiche di sviluppo, è abbastanza evidente che le politiche di sviluppo saranno politiche di sviluppo nelle quali la pubblica amministrazione, come dire, data la condizione generale di finanza pubblica, sarà necessario che la pubblica amministrazione metta a disposizione e rilasci il più possibile gli asset che possiede, materiali e immateriali. Quelli immateriali, diciamo, in particolare i dati, dovrebbero essere concretamente la cosa che viene rilasciata e messa a disposizione, non solo così di un generico bene comune che è la capacità dei cittadini di accedere a questi dati, ma appunto anche a dinamiche imprenditoriali di crescita e quant'altro. Questo, come qualcuno ha ricordato pochi minuti fa, sta avanzando in maniera molto farraginosa. Io ho l'impressione che questo dipenda moltissimo, certamente, dal fatto che ancora, come dire, la frontiera dei ragionamenti che si fanno su temi giuridici, amministrativi, rispetto al problema dei dati aperti, probabilmente non è ancora arrivata a completa maturazione poi nell'elaborazione politica, un po' anche perché io mi sto rendendo conto che ci sono assetti di governo, di governance
della pubblica amministrazione che sono completamente ortogonali alla facilitazione di una grande politica di dati aperti. Ad esempio, come dire, la frammentazione orizzontale e verticale dei poteri tra ministeri e soprattutto tra diversi livelli della pubblica amministrazione rende la messa a disposizione del dato veramente molto molto difficile. Io una volta ho fatto un piccolo esperimento per capire una cosa banale, ad esempio come si trova un dato, che il dato sulla edificabilità di un certo sito. Questo dato non si trova in un solo posto, ma perché la natura stessa della proprietà di questo dato e, come dire, delle responsabilità di governo che attengono a questo dato è talmente spalmata verticalmente tra i comuni fino alla Commissione Europea che in qualche modo, prima di porsi il problema della disponibilità del dato, bisogna porsi un problema difficilissimo di riconduzione ad unicità di questo dato, e questo passa attraverso gli strumenti di governo di semplificazione e di linearizzazione del governo molto molto complicati. Per quanto riguarda poi le pubbliche amministrazioni, i comuni, che evidentemente molto più delle regioni diventeranno un luogo centrale di politiche di sviluppo, anche qui c'è una questione di assetto di governo secondo me molto molto importante, ed è che i dati pubblici più interessanti, cioè i dati pubblici che attengono ai servizi più interessanti, sono proprietà tipica delle società partecipate pubbliche o delle municipalizzate, le quali sono i nemici pubblici numero uno della messa a disposizione del dato, perché fanno della loro esistenza stessa, la natura della loro esistenza è definita dalla proprietà di qualche confine amministrativo o informativo. Allora, se non si scardina quella questione lì, mi sembra molto difficile, cioè diciamo quello che può fare il comune in proprio nella messa a disposizione è una quota parte irrilevante del problema generale che può avere una città. Probabilmente c'è una, come dire, una seconda traiettoria di politiche che verranno messe in atto e che in qualche modo forse riusciranno a far avanzare un po' la frontiera dei dati aperti, un po' la frontiera, come dire, della digitalizzazione al servizio di servizi evoluti, che è quella che in qualche modo il governo ha deciso di adottare come punto focale e anche come elemento di narrativa politica, Smart City come appunto grande ombrello sotto cui mettere tante cose, ma che forse ha un suo significato per appunto svolgere una funzione di punto focale verso cui far convergere una serie di politiche che sono animate dal più totale disordine, e anche in qualche modo attribuire a questa nozione di Smart City il significato di raccontare una storia, cosa di cui abbiamo un po' bisogno, no? Una storia verso un percorso verso cui tendere. Soprattutto un governo che fa le politiche che si sta trovando costretto a fare evidentemente ha bisogno di una narrativa, e questa probabilmente sarà di Smart City. Smart City è forse un'occasione, ancorché magari qualcuno di noi lo guardi con un po' di scetticismo, e io sono il primo a sapere quanto il concetto è evanescente, però forse dobbiamo riflettere se non dobbiamo usare il potenziale di retorica che c'è dentro questo nome per provare a scardinare alcune cose che in qualche modo ci stanno a cuore. Sta partendo una grandissima operazione sulle regioni del sud che ha appunto per titolo Smart City, con una serie di verticalizzazioni, le solite che conosciamo, in particolare sull'e-government, sulla sanità elettronica e su quant'altro. Dentro questo c'è un elemento importante di spinta verso il cloud computing, anche perché in qualche modo, come vi dicevo all'inizio, c'è stata un po' una fuga in avanti di tipo infrastrutturale, ma poi ad esempio questi data center bisogna che ci inventiamo dei servizi che in qualche modo li animino, altrimenti non sappiamo bene come costituirli, come riempirli di valore. Certamente il cloud computing sarà
una delle cose fondamentali su cui lavoreremo. Anche qui io credo che dobbiamo stare un po' attenti sul cloud computing. Ho ascoltato con interesse le cose che sono state dette, credo che bisogna che mettiamo in ordine di priorità i problemi e in ordine di priorità soprattutto gli ostacoli. Al di là di tutte le cose, tenderei a non dimenticare che il cloud computing soprattutto troverà un attrito gigantesco nel fatto che cambia radicalmente la struttura di mercato di certi mercati pubblici, perché la cosa che si diceva prima della standardizzazione, ad esempio, degli applicativi della sanità, non è né un problema amministrativo, né un problema giuridico, né un problema organizzativo, è un problema di, come dire, caricare a testa bassa una struttura di mercato che è fatta di microtransazioni non sempre limpidissime, una struttura di mercato frammentata in cui è possibile gestire tanti piccoli interessi e comporli a piacimento, e questa, mentre diciamo l'aggregazione in un singolo, l'aggregazione cloud in qualche modo cambia radicalmente la struttura di mercato, e su questa questione io tenderei a concentrarmi. Concludo dicendo che su questo noi abbiamo, come dire, dobbiamo un attimo censurare le nostre velleità tecnologiche su usare Smart City come grande attrattore, anche fuoco che anima che ci anima verso gli obiettivi che qui sono stati discussi. Non sono le verticalizzazioni, cioè le applicazioni verticali che sono divertenti, che ci raccontiamo, che sono utili, non sono però Smart City. Smart City, o comunque la città digitale, quello che diciamo la città digitale che cresce dal basso, è la piattaforma orizzontale in cui la materia prima dato risale dalla città e in qualche modo in maniera integrata e standardizzata viene trasformata in intelligenza. La questione è lavorare sull'architrave orizzontale, sui ponti e le strade a cui poi noi appenderemo queste cose. Questo è importante che, come dire, la comunità di pensiero indipendente lo sostenga, perché evidentemente in questo momento invece noi abbiamo tutte le pubbliche amministrazioni italiane che sono prese d'assalto dai vendors di qualunque tipo, che raccontano alle pubbliche amministrazioni che la loro applicazione di cloud, la loro applicazione di government è la Smart City, cosa che naturalmente non può essere. Mi taccio perché l'ho fatta fin troppo lunga e abbiamo una relazione importante da ascoltare di Carlo Mocchi Sismondi, che presento molto brevemente dicendo che Forum PA, di cui lei è stato l'animatore, il realizzatore, l'anima e il corpo, è il luogo del dibattito tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini, ed è quindi con grande interesse che gli passo la parola e ascolto la sua relazione. Grazie. Grazie di avermi invitato, mi scuso del ritardo, purtroppo oggi c'era un gran vento sia a Fiumicino che a Torino, per cui a Fiumicino hanno aperto una pista sola e quindi eravamo 40 aerei in fila, e quindi quando è arrivato il 40esimo sono partito con quasi 40 minuti, così ripartiamo 40 minuti di ritardo, e quindi sono poi arrivato con un taxi, ma il traffico natalizio pensavo fosse una prerogativa di Roma, invece non è solo Roma, c'è anche Torino abbastanza incasinata. E le parole che mi hanno preceduto, grazie intanto all'introduzione, già mettono al fuoco alcune cose su cui poi cercheremo di appuntare la nostra attenzione. Non riparleremo di Smart City, però il tema, la narrazione Smart City è tutt'altro che banale, al di là della banalizzazione del nome, ma noi siamo un po' più furbi, l'abbiamo visti banalizzare i nomi, però noi cerchiamo di guardare i concetti, insomma, perché i nomi sono stati banalizzati tanto. Adesso c'è le crociate di non chiamarle più Smart City ma Chat City, che sta facendo Vianello a Vega, di non chiamarle più Chat City ma Wiki City, insomma, facciamo come ci pare sui nomi. Onestamente sarei abbastanza neutrale, il concetto invece mi pare molto importante perché è un concetto olistico, cioè cerca, non è una, appunto, come diceva giustamente, non è una applicazione verticale, è un concetto olistico del modo in cui
l'informazione, i flussi informativi costruiscono la ricchezza dei beni relazionali, e quindi questo, in questo senso qui è qualcosa di molto più profondo. Poi chiamatelo come vi pare, io l'ho chiamato città intelligenti, poi ognuno ci scelga il nome che vuole, insomma, in questo senso qui, però in realtà è una cosa abbastanza profonda. Perché ci serve questa introduzione, questo lancio, questo assist che mi avete dato? Io, venendo in un posto così altamente qualificato dal punto di vista tecnologico, essendo io non un informatico ma laureato in filosofia, ho cercato in un qualche modo di... Scusate, vediamo se facciamo partire questa cosa. Ecco. Ho cercato in qualche modo di provare a raccontarvi questa storia dell'open government e dei dati aperti dal mio punto di vista. Quindi gran parte della mia mezz'ora sarà spesa a cercare di capire perché, cioè come si situa questa situazione nel progresso non solo della pubblica amministrazione, ma nel progresso attuale della società italiana e in generale delle società occidentali. Perché il concetto di open è tutt'altro che banale in questo senso. Un'ultima parte sarà dedicata a guardare più esattamente che cosa sta succedendo negli open data, però ho visto nel programma che poi questo sarà largamente dibattuto successivamente, quindi non c'era necessità che io andassi a raccontare ogni singolo esempio di dati aperti. E vabbè, ovviamente non possiamo che riprendere la stracitata, ultracitata statement di Obama del un momento più fortunato per lui, perché era all'inizio di gennaio del 2009, quindi insomma il momento in cui tutti quanti attribuivamo a lui per capacità salvifiche. Certamente in questa, perché la metto all'inizio? Perché già in questo inizio ci sono alcune parole che ci seguiranno per tutta la mia relazione. Quindi le parole di trasparenza, collaborazione, partecipazione sono le parole guida che ci seguiranno in tutto questo discorso. Sono parole affatto banali, certamente sono state dette anche queste molte volte, ma una pubblica amministrazione che sviluppi trasparenza, collaborazione e partecipazione, prima cosa è più efficiente, poi è più efficace, poi rafforza la democrazia, che sono le parole esatte che Obama aveva dichiarato in quel momento. Questo è proprio esattamente lo statement, non ve lo ripeto perché penso che tutti voi siete abbastanza esperti di questo, se ne è parlato e citato, è una delle frasi più citate di Obama, quindi non ve la ripeto. Partiamo invece da tre parole nostre per cominciare. La prima parola è la discontinuità. Siamo in un momento di discontinuità forte, l'abbiamo citato adesso rispetto al governo, e in realtà questa discontinuità è diventata molto spesso non solo crisi finanziaria, non solo crisi economica, ma molto spesso anche crisi di speranze. Vedo qui tantissimi giovani, io ho un figlio di 34 anni, conosco che cosa vuol dire affacciarsi al mondo, un altro di 16, capisco cosa vuol dire affacciarsi al mondo del lavoro in questo momento. La crisi la discontinuità e la crisi del finanziario globale può diventare crisi di speranze. Di fronte a questo non è possibile cercare di paradigmi vecchi, dobbiamo cercare di fare, per usare un'altra parola molto abusata, un cambio di paradigma. L'open government ovviamente non è il cambio di paradigma epocale che da solo risolve tutti i problemi del mondo, però certamente può essere in questo senso una strada interessante. Perché? Perché in questo momento non vediamo solo la crisi delle speranze, la seconda parola è crisi, non vediamo solo queste risorse continuamente calanti e questi bisogni crescenti che stanno necessariamente senza risposta, ma vediamo anche segni di una nuova partecipazione. Questo, secondo me, dal mio punto di vista, sono dei segni straordinariamente interessanti. Cioè la cosiddetta, a me è una parola che non piace molto, ma non mi viene in questo momento esattamente, la cosiddetta, esattamente un sinonimo, società civile, che io toglierei il civile e direi che la società, insomma, tutti i vari componenti della società, in questo momento sono molto più attivati di quanto non fossero in un periodo che abbiamo visto soprattutto tra la fine degli anni 90 e la prima metà degli anni 2000, piuttosto statici. In questo momento alcuni interessi, pensate all'interesse verso i beni comuni, ci torneremo sopra, ma pensate al muoversi verso la conoscenza come bene comune, pensate a tutti i movimenti che si muovono intorno al tema ambientale, pensate a tutti i movimenti che si muovono dal basso
per il recupero della vita nelle comunità locali. Pensate a quello che sta succedendo adesso, spezzo una piccola lancia su questo grande movimento che sta nascendo, Italia sono anch'io, per la cittadinanza a tutti i cittadini nati, lo Ius Soli e tutti i bambini nati in Italia di siano cittadini italiani. Cos'è questo? È solo politica? Sì, certo, è politica nella parola più ampia, ma è certamente un segno importante e secondo me interessante di un muoversi di energie vitali. L'open government ovviamente in questo trova il suo terreno di cultura, cioè se sei il concetto di aperto, ovviamente è aperto verso chi? Aperto verso qualcuno a cui interessa il bene comune, se no questa apertura ovviamente non trova il suo sbocco. Una pubblica amministrazione aperta per un controllo anche molto accurato, esclusivamente un controllo e quindi un audit civico che non abbia insieme partecipazione e collaborazione, sarebbe una trasparenza un po' da voyeur, sarebbe la trasparenza di mettere gli stipendi online e pensare che hai fatto la grande operazione trasparenza, che è stata una delle cose su cui ci siamo fermati in questo momento con l'esperienza Brunetta, no? Abbiamo messo online gli stipendi e abbiamo pensato che questo fosse fare trasparenza. Cosa vuol dire invece aperta? Aperta perché i cittadini hanno il diritto ad accesso ai documenti, certamente, ai dati, agli indicatori qualitativi e quantitativi, alle prestazioni, e quindi hanno un empowerment vero. Cosa vuol dire avere empowerment? Vuol dire avere la possibilità di scegliere la scuola del mio figlio sapendo come sono andati all'università quelli che hanno fatto quel liceo. Non è una cosa molto... scegliere dove faccio un'operazione d'appendicite sapendo quali sono stati i numeri di operazioni, le mortalità, i livelli di complicazioni che ci sono stati in una clinica, in un ospedale pubblico o in una clinica privata convenzionata, questo non stiamo parlando, quindi diritto d'accesso vuol dire anche diritto, vuol dire anche avere diritti, punto. Senza diritto d'accesso e senza diritto di accesso alle performance e agli indicatori, i miei diritti di cittadino sono fortemente indeboliti. Aperta perché partecipa, diventa corresponsabile in una forma nuova che è quella della sussidiarietà orizzontale, ultimo comma Costituzione, e quindi sostanzialmente dell'articolo 118 della Costituzione, e quindi sostanzialmente aperta all'iniziativa dei cittadini. La pubblica amministrazione si apre all'iniziativa dei cittadini, che in un'ottica 2.0 diventano in qualche modo prosumer, quindi in qualche modo produttori e insieme consumatori di servizi. Questo è un altro tema molto importante. Aperta perché interconnessa, ovviamente, cioè tutto questo però non è possibile se l'amministrazione stessa in un qualche modo non è interconnessa con se stessa. Cerchiamo di andare velocemente su alcuni, io non posso ovviamente in mezz'ora, questo sarebbe potremmo fare una settimana di seminario su questo tema, quindi ovviamente in mezz'ora posso solamente fare degli statement, ogni volta che uno fa degli statement rischia di essere un po' tranchant e quindi di non fare tutta l'argomentazione che c'è dietro. Se volete c'è un'amplissima discussione in corso su forumpia.it, andatevela a guardare, se avete voglia di intervenire e di contribuire siete benvenuti. Crisi globale, ne abbiamo già in parte parlato, aumento dei bisogni e delle aspettative, qui vado veramente molto veloce perché se ne è detto tante volte, crescita di complessità dei problemi sociali, pensate a un problema solo, una nuova cittadinanza, l'avevo citato, ma un'Italia che è sempre stata un po' a guardare finché non si sveglia e scopre che l'immigrazione è qualcosa che coinvolge anche noi. Prima siamo stati un po' sempre alla finestra, nonostante le strepitii leghisti, attualmente siamo fortemente dentro il fenomeno. La riduzione degli investimenti, non c'è bisogno di dirle, crisi e limiti del modello del welfare che derivano da tutto questo. Allora si potrebbe fare tutto un ragionamento su che welfare stiamo andando verso un welfare delle scelte e delle responsabilità, il che vuol dire che non è più possibile dare tutto a tutti. Nuove esigenze di mercato con la profilazione, i governi sicuramente sono in questo momento, tranne forse la luna di miele in questo momento del governo Monti, ma appunto sappiamo che le lune di miele sono destinate a... scusate che è un classico, sono destinate a finire presto, e i governi normalmente sono in crisi di fiducia. Modelli emergenti, li cito solamente, il vecchio reinventing government, ancora molto valido, che sostanzialmente apre a cioè disegna un'amministrazione aperta, il governo con la rete, c'è un bellissimo libro di Eggers e Goldsmith, infine vi lascio una brevissima bibliografia se volete in qualche modo
umilissima a un posto così di così ampia cultura, però insomma la mia bibliografia in cui Eggers, Goldsmith e il governo con la rete sono citati, l'innovazione empatica di Rifkin, quindi in qualche modo innovare si può, ma non si può innovare senza un'attenzione particolare ai capitali sociali e beni relazionali, la Big Society che c'entra in questo ragionamento perché comunque sia è sempre cercare di far presa e di considerare come una risorsa la molteplicità delle forze sociali in campo. Adesso si può fare una Big Society d'accatto in cui si fa sussidiarietà per dire invece di spendere fate voi, e si può fare una Big Society di progresso quando è una Big Society di rivoluzione in senso di empowerment dei cittadini se si riconosce il potere vero e la capacità delle forze vitali di muoversi in questo senso. Nuove dimensioni per il government, anche qui le cito solo molto velocemente, è molto importante in questo concetto quello che sta facendo adesso, partendo dalla famosa commissione Sarkozy di Stiglitz, Sen e F2C, sta facendo adesso l'Istat con la misurazione del benessere equo e sostenibile, è un modo molto nuovo e molto interessante di cercare di percepire come cambia la qualità sociale di un paese, non misurabile certamente, lo sappiamo dai tempi di John Kennedy, non misurabile assolutamente solo con il PIL. C'è un bellissimo discorso di Kennedy che diceva: tutto quello che ci interessa, che amiamo e che fa belle le nostre vite non si misura col PIL. In effetti questo ci portava a uno stato di come volete, se vuoi, di frustrazione degli economisti, perché dice: ma io ho solo il PIL. Adesso in questo modo si sta lavorando in tutto il mondo e c'è un nuovo indice anche italiano che si chiama BES, che è il benessere equo e sostenibile. La sussidiarietà orizzontale l'abbiamo già accennata, c'è una nuova attenzione delle amministrazioni sulla coesione sociale. L'attuale presidente di ANCI, Graziano Del Rio, ha scritto un bellissimo libro che si chiama La città delle persone, per parlare di città intelligenti, possono essere intelligenti in tanti modi, non solo perché hanno la tecnologia, ma perché fanno forza sulla coesione sociale dei cittadini, l'interesse crescente verso i beni comuni, la partecipazione dei cittadini alla creazione di valore sociale. Da tutto questo viene il concetto di open government e cominciamo mano a mano ad avvicinarci. L'open government si può ovviamente declinare in 500 modi diversi. Il mio modo di declinarlo stamattina è mettendo in evidenza tre aspetti di innovazione: l'innovazione organizzativa, l'innovazione istituzionale e l'innovazione tecnologica. Non per nulla dicevamo prima che non puoi fare innovazione tecnologica se prima non hai fatto innovazione organizzativa, perché sostanzialmente butti i soldi, se tu non fai empowerment delle amministrazioni del sud è inutile che continui a dare miliardi al sud, perché vuol dire mettere acqua in un colino, e quindi onestamente o tu provi a vedere di tappasto colino facendo le amministrazioni che sono in grado di regge botta, o se no non è inutile, è assolutamente inutile dare soldi in più. Innovazione organizzativa, innovazione istituzionale, vedremo, è anche molto significativo in questo momento. Ci manca una cina all'Hirschman, scusate, ma non ho fatto in tempo a correggerlo. Il modello Hirschman di Exit, Voice and Loyalty crea un momento fondamentale di empowerment dei cittadini. Non posso citarvelo perché non faccio un tempo, dico solo che exit vuol dire non mi piace questo negozio, vado in un'altra parte. Nella pubblica amministrazione vuol dire non mi piace questo servizio, vado da un altro fornitore di servizi. Ovviamente devo aver messo dei bricioli di concorrenza nella pubblica amministrazione, sennò questa roba non ha senso. Voice vuol dire dammi voce per potermi arrabbiare, loyalty vuol dire fare coesione sociale. La misurazione, la valutazione e il merito è il grande punto che portiamo a casa probabilmente da questi tre anni e mezzo brunettiani, nel mezzo del caos, delle dichiarazioni continue, portiamo a casa probabilmente questo concetto centrale di misurazione, valutazione e merito, e questo concetto centrale di trasparenza, sia dinamica, molto più che non statica. Statica è quella che dicevo prima, guardiamo gli stipendi. Dinamica è guardiamo le performance, guardiamo dove sono andati a finire i soldi, mettiamoli in confronto su quello che fanno gli altri paesi, mettiamo in confronto un comune rispetto a un altro omologo che è in un'altra zona geografica. Ecco, questa trasparenza è quella che ci serve. Tutta questa trasparenza porta, adesso non abbiamo tempo di dirli, ma non può che portare a un concetto di nuovo orgoglio della pubblica amministrazione. Senza questo non andiamo da nessuna parte, per questo è stato così devastante per anni, negli ultimi anni, parlare della pubblica amministrazione esclusivamente in termini di fannulloni e di spreco, perché adesso facciamo grande fatica a ricostruire su questi punti. Ma è necessario ricostruire, perché non faremo nessuna innovazione organizzativa e quindi nessuna innovazione to cure, e quindi nessun open government se non ritorneremo a un orgoglio
dell'essere civil servant, se volete dirlo, se volete impiegato pubblico più banalmente. L'innovazione istituzionale è un altro punto fondamentale di questo processo. Vuol dire pensare a un nuovo perimetro e uno snellimento della PA. L'introduzione al mio intervento l'ha già detto molto chiaramente. Siamo in una fase in cui comunque il perimetro pubblico sarà ridotto. Il titolo, riduzione del perimetro pubblico, è il titolo di una delle, non mi ricordo quale, mi sembra la seconda delle tante manovre che sono state fatte ultimamente, ma forse poteva essere la prima. È un titolo di un capo molto importante. Ridurre il perimetro pubblico si può fare, scusatemi la metafora, se io ho una macchina troppo pesante che consuma tanto, posso andarci con la fiamma ossidrica e tagliarla e avrò un rottame, o posso andare ripensando una macchina, ripensandola da capo, riprogettandola, ripensando come mi costruisco una macchina che consuma meno. Ecco, la pubblica amministrazione ha bisogno di uno snellimento che sia però un riprogettare, un ripensare, un rimmaginarsi sulla base di cosa? Della sussidiarietà verticale del federalismo, certamente. Non c'è stato, in questo momento siamo in una fase di grave arretramento in questo senso, gravissimo arretramento in questo senso, ma non si fa open government, scusate se ritorno a questo, se non si può fare open government se noi non abbiamo fiducia e rispetto delle comunità locali. È impossibile, stiamo parlando di un ossimoro. Come non si può fare un altro ossimoro, ne vedremo, l'abbiamo appena accennato parlando del lavoro pubblico, è un altro ossimoro fare innovazioni senza giovani. Ecco, allo stesso modo come non si può fare innovazione senza giovani, allo stesso modo non si può fare un open government senza in qualche modo aver fiducia nelle comunità locali, ma anche nei cittadini, ed ecco il tema della sussidiarietà orizzontale. Tutto questo porta chiaramente a un nuovo perimetro. Il nuovo perimetro della pubblica amministrazione è contro questo principio guida, che è veramente il vero nemico dell'open. Poi negli ultimi 10 minuti parleremo anche più specificatamente degli open data, ma che è il vero nemico dell'open. Il vero nemico dell'open è la pubblica amministrazione egoista. Dawkins, che è un genetista di qualche decennio fa, aveva scritto un bellissimo libro che si chiamava Il gene egoista. Ma diceva che in realtà l'evoluzione è fondata su questo gene che assolutamente deve riprodursi. Ecco, io penso a una pubblica amministrazione egoista, che è il nostro vero nemico, che in tutti i modi e in tutti i termini cerca di mantenere, senza pensare a che serve, perché sta spendendo soldi pubblici, in quale modo, a che bisogni sta soddisfacendo, ha come suo principio guida la conservazione del suo status quo, la conservazione del suo potere. Guardate, io nelle amministrazioni locali è vero fino a un certo punto. Io che ho la fortuna e la sfortuna di essere al centro delle cose che succedono a Palazzo Chigi a Roma da ormai 25 anni, vi devo dire che questo è veramente la grave peste che dobbiamo in qualche modo combattere. La pubblica amministrazione egoista che bada sostanzialmente alla sua sopravvivenza. Infine l'innovazione tecnologica, e veniamo meglio. Allora, l'innovazione tecnologica è un tema ovviamente che sarebbe non presuntuoso, strapresuntuoso voler declinare in pochi termini. Nel concetto, in quello che mi serviva oggi, metto in evidenza 3 aspetti, per tornare alle 3 parole d'ordine di partecipazione, collaborazione e trasparenza. Metto 3, se volete, paradigmi tecnologici, che sono la PA 2.0, il G-Cloud e gli Open Data. Ora, ovviamente, oggi siamo qui, stiamo parlando di questo, stiamo parlando dell'open data e della trasparenza. Della PA 2.0 e del G-Cloud non vi dico praticamente nulla, tranne che appunto le esperienze di pubblica amministrazione 2.0 sono molto vive nel paese, soprattutto nelle amministrazioni locali, e hanno voluto dire aprire a una vera interattività con i cittadini. Sapete meglio di me quanti esempi ci sono di crowdsourcing nelle pubbliche amministrazioni mondiali e quanti esempi ci sono di crowdsourcing nelle amministrazioni italiane, forse meno conosciute, ma ci sono veramente decine e decine di esempi in cui il sapere dei cittadini viene considerato fondamentale dagli amministratori. Sul G-Cloud ho sentito già un accenno. Ovviamente il G-Cloud, cioè il Government Cloud, ha un senso solo se viene visto in questa ottica di collaborazione, cioè è una straordinaria occasione, ma non per far solo per risparmiare, anche per risparmiare, ma per ripensare dal punto di vista
dei modelli organizzativi e dei modelli di mercato tutto il business dell'informatica pubblica. Se noi avremo il coraggio di far questo, allora il G-Cloud sarà un vero esempio di nuova collaborazione tra pubblico e privato e tra amministrazioni insieme. Se appiccicheremo un po' di cloud, come sento dire, cioè avremo il rischio che ogni vendor andrà dalla pubblica amministrazione e gli appiccicherà, magari con la scusa del disaster recovery, gli appiccicherà, o della business continuity, gli appiccicherà qualche bollino di cloud sulle stesse cose che faceva prima, avremo messo in cloud la stessa inefficienza e avremo complicato il processo invece di semplificarlo. Quindi la parola G-Cloud va vista sotto quest'ottica della collaborazione. Infine, gli open data, come volete chiamarli, in latino e in inglese, su questo io sono molto veloce perché so che ne sapete molto più di me. Ho preso alcune slide da Ernesto Bellisario, ve le accenno brevemente, ma ovviamente si fa riferimento a una filosofia generale. Le parole di Linus Torvalds sono eccezionali in questo: se c'è abbastanza gente a guardare, tutti gli errori vengono corretti. Ovviamente fa parte di questa visione illuministica, è un po' velleitaria del sapere del grande Daimon che se sa tutto risolve tutto. Non è proprio forse esattissimamente così, però certamente sono una grande occasione. Il concetto dei dati completi, leggibili al computer, primari, non discriminatori, tempestivi, non proprietari, accessibili, liberi, abbiamo queste definizioni, sono presenti nel vademecum, poi vi rimando in bibliografia, che il vademecum presente nel sito dati.gov.it, che è stato messo a punto insieme alla Presidenza del Consiglio e che mi sembra un vademecum molto equilibrato, molto, molto serio, e che in questo senso vi racconta esattamente cosa sono. In realtà noi stiamo parlando di dati aperti perché sostanzialmente abbiamo tre obiettivi: che le amministrazioni possano fare più cose di quante ne fanno adesso spendendo meno, che le imprese possono permettersi di creare nuovi modelli di business e nuovi mercati su questo asset immateriale che è dato dai dati, e che i cittadini hanno possibilità di partecipare e di controllare la macchina pubblica. Noi siamo andati in giro nei 2 anni passati, abbiamo fatto una decina di forum dell'innovazione territoriale, peraltro uno anche a Torino e uno a Genova. E la situazione, quando abbiamo chiesto ai cittadini qual era... Ma questa storia dell'e-government, ma voi che vorreste? Perché poi dopo, se no, una delle cose che è sempre uscita come prima è che l'informatica ci aiutasse a capire come sono spesi i soldi pubblici. Cioè, questo tema della trasparenza, nel senso dinamico, di sapere che fine hanno fatto le nostre tasse, e quindi sapendo che i dati ci sono, devono essere solo messi a disposizione, è un tema molto importante e significativo. Un breve scurso sulle licenze, ma anche qui probabilmente se ne parlerà oggi o se ne parlerà più tardi. Sono state, ovviamente, per avere dei dati aperti della pubblica amministrazione, i dati devono essere gestiti sotto delle licenze che permettano che diano delle regole in cui questi dati devono essere usufruiti dai cittadini e dalle imprese. L'Italia ha messo in piedi una licenza che si chiama IODL, su cui trovate, se cercate IODL su Google la trovate immediatamente, se no lo trovate sempre nel sito dati.gov.it. ovviamente la licenza principe è Creative Commons, che viene usata per esempio dall'Istat, gran parte dei dati liberati dall'Istat sono licenza Creative Commons. Una licenza, perché poi i francesi ti pare che usavano una che già c'era, una licenza che è nuova, che è quella che adesso con data.gov.fr ha messo in piedi in questo momento il governo francese, che però se andate a guardarle queste tre licenze con la caratteristica di Creative Commons di essere straordinariamente semplice, le altre di essere fatte un po' più dagli avvocati, sostanzialmente dicono, nella gran parte sono abbastanza sovrapponibili. È sul tavolo del governo, ma non so, per il tavolo del governo in questo momento mi sembra sufficientemente ingombro, quindi non so quanta roba ci arriverà, ma è sul tavolo del governo una proposta di una sanatoria che dica che tutti i dati che sono già pubblicati dalle pubbliche amministrazioni sono di default open, quindi di default lavorano, a meno che non sia esplicitamente indicato che non sono open, sono di default open. È un emendamento molto semplice al comma 2 dell'articolo 5 della legge dei diritti d'autore, che non porterebbe in sé nessun altro che vantaggi.
brevemente, dove è successo, veramente qui vado super veloce, abbiamo ovviamente l'esperienza americana, l'esperienza inglese, l'esperienza greca, l'esperienza australiana, neozelandese, questa della Georgia, per dirvi che tutti sono paesi più grandi, più piccoli, in realtà noi arriviamo, l'ultimo nato in Francia. L'esperienza di data.gov.fr è un'esperienza particolarmente interessante, perché è stato molto interessante il percorso per arrivarci. Se voi andate a guardare, se vi iscrivete, se leggete il francese e avete voglia di iscrivervi al ETALAB, è un laboratorio di costruzione del concetto di dati aperti in un paese complesso come la Francia, complesso quanto l'Italia, quanto il Regno Unito, in cui però ci sono stati 2 anni di lavoro, di un gruppo di lavoro di 8 giovani ragazzi, più che nell'età media era 30 anni, che con un coordinatore hanno lavorato per 2 anni per capire cosa potesse essere fare dati aperti nel paese. Chiaramente quando sono arrivati, mentre noi quando abbiamo aperto dati.gov.it ci abbiamo 180 dataset, lì ce n'hanno mi sembra 136.000, chiaramente hai fatto tutto il lavoro che noi dovremmo cominciare a fare da adesso in poi, l'avevi fatto prima. Ho ancora 3 minuti, la Commissione Europea ve la salto, però è molto importante, è arrivata adesso, l'inizio di questa settimana mi sembra. La CRES fa, no, vi salto non la commissione, ma vi salto il filmino della CRES, che possiamo farne a meno, però anche lì, se volete andatevelo a guardare, dà delle statement molto forti, molto precisi su questo discorso dei dati aperti. È la comunicazione della commissione al Parlamento, che dice che i dati aperti sono un motore per l'innovazione, la crescita e la governance trasparente, cioè esattamente i concetti che avevamo detto prima. Questi concetti è importante perché la commissione, dopo una direttiva di tanti tanti anni fa, non si era più espressa su questo, una direttiva peraltro disattesa che il governo italiano non ha mai recepito. Ci abbiamo cominciato a lavorare nel 96, da allora sono passati 15 anni, ma il governo italiano non è stato, no, dell'importanza di questi dati il governo non l'aveva mai recepita. Andiamo velocemente, in Italia c'è l'esperienza importante dell'Istat, che certamente ha aperto con questo portale nuovo, i.istat, i.stat, l'accesso alla statistica, un enorme patrimonio informativo che mi avrebbe fatto la mia felicità quando molto più giovane facevo ricercatore e non trovo mai i dati, per cui sono tutti lì, tutti in CSV, te li fai, te li esporti, te li elabori, fai quel che pare, e sono veramente sterminati. Io ci ho guardato un pochino, veramente sono molti di più di quanti potessi immaginare. C'è ovviamente, siamo in Piemonte, ma questa la conoscete benissimo, l'esperienza, il campione italiana, tant'è che l'unica nominata dalla CRES nella comunicazione, l'unica nominata nella direttiva come esperienza di successo, che è dati.piemonte.it. Anche qui il processo, poi non voglio parlare in casa vostra di cose vostre, le sapete meglio di me, ma il processo non è nato mettiamo un sito, è nato un processo precedente di organizzazione, di riflessione, di elaborazione, che poi porta a questo, perché se tu vuoi dire facciamo un sito, il risultato è che magari lo fai anche il sito, ma la situazione non si muove molto. E in Italia che è successo? Questo è il 18 ottobre, non è un errore, ma è la presentazione che fece Brunetta il 18 ottobre a Palazzo Vidoni, in cui lanciò il tema dei dati aperti e delle app. E da allora non è successo molto in realtà. L'operazione trasparenza aveva una base normativa molto forte, io vi lascerò questi dati, tenetene conto, perché non è che la trasparenza nasce, quindi il concetto di open data nasce dalla mente di qualche giove che si spacca e esce fuori Atena, nasce dalla legge che già in Italia rende obbligatorie alcune forme di trasparenza, obbligatorie, nonostante nessuno lo faccia. Se voi andate a guardarvi la delibera 105 della CiVIT del 2010, che io continuo, probabilmente gli è uscita per errore, ma se voi andate a guardare con attenzione quello che tutte le pubbliche amministrazioni devono mettere su internet, se fosse messo anche solo la metà avremmo già un paese veramente trasparente in questo senso. Quindi la base normativa c'era, forse questo qui vale la pena di vederlo. Il sito Apps for Italy, a cui Nexa peraltro è uno dei promotori, per cui anche qui parlo di cose vostre e casa vostra, ma è un contest per applicazioni basate su dati aperti, che sta partendo faticosamente, perché nel frattempo abbiamo avuto un cambio di governo e quindi questa cosa non ha portato, abbiamo la delega all'innovazione
due giorni fa, tre giorni fa, abbiamo un passaggio di questa delega dell'innovazione, cosa vuol dire, cosa sarà l'informatica pubblica in questa delega dell'innovazione, ancora non chiara. E quindi in questo momento ovviamente anche un contest risente un po' di questo momento, ma stanno già arrivando le prime applicazioni e soprattutto sta già arrivando un forte interesse delle piccole e medie imprese e delle associazioni imprenditoriali. Vado più veloce, il portale andatevelo a guardare, non vale la pena. Torno alla bibliografia e per darvi, ecco, finito, per darvi questi alcuni punti che secondo me sono essenziali. Governare con la rete è stato pubblicato dall'Istituto Bruno Leoni a Torino nel 2010, è un libro straordinariamente interessante su cosa vuol dire essere pubblica amministrazione in questo momento. Peraltro poi Eggers ne ha scritto un altro, questo era del 2007, è stato pubblicato in Italia nel 2010, ne ha scritto un altro adesso che è molto bello, che dice nel titolo, non è stato tradotto in italiano, ma dice nel titolo: se siamo riusciti a mandare un uomo sulla luna, come mai non riusciamo a far funzionare una pubblica amministrazione? Ed è molto interessante come approccio, se volete anche concreto, un po' il libro Il valore aggiunto di Gregorio Arena è il più bel libro che c'è in questo momento sulla sussidiarietà orizzontale. La conoscenza come bene comune di Ilan Ostrom probabilmente lo conoscete tutti, è un classico che secondo me è imprescindibile per chi si occupa in questo momento di conoscenza, di beni comuni applicati alla conoscenza. E poi vabbè, quelli di Orilli sono noti, La civiltà dell'empatia, Attali sopravvivere alla crisi, ci fa capire che se noi non cambiamo alcuni processi sostanzialmente nella crisi ci torneremo, seppure ci usciamo ci ritorneremo da capo, perché sostanzialmente dobbiamo cambiare dei paradigmi, non dobbiamo rifinanziare solamente i capitali finanziari, se no restiamo da capo. Luigi Coco ha scritto questo libricino carino sulla cittadinanza digitale, e Graziano Del Rio, La città delle persone, è proprio questo senso, fa da contraltare alla smart city. La smart city è smart se è anche una città delle persone, e questo è un po', su questo chiudo, è un po' il senso totale che volevo dare al mio intervento. Non si può parlare di open government, non si può parlare di dati aperti se non nell'ambito di un nuovo paradigma di società, che è una società fatta di persone, che è una società che, se ci riuscirà, si ispirerà al grande principio illicciano, ed è l'ultimo libro che vi cito, il penultimo libro che vi cito, il grande principio illicciano della convivialità. È un principio fondamentale che fa diventare la nostra tecnologia qualche cosa non attribuita ai tecnocrati che la usano per loro piacere, ma attribuita ai cittadini perché possono farne, ed è l'ultimo libro di Amartya Sen, possono farne capacitazioni, cioè il loro modo di capacitazioni vuol dire avere la possibilità di raggiungere gli obiettivi che ciascuno di noi si propone. Ecco, se è questo, allora l'open government, gli open data, la trasparenza, lo sviluppo, le tecnologie, l'innovazione tecnologica hanno un senso evolutivo nell'unica evoluzione che a me personalmente interessa, che è quella della crescita del capitale sociale, della crescita della coesione e della crescita della ricchezza dei beni relazionali. Grazie.